Buon pomeriggio e ben ritrovati la Social TV, il salotto della Libreria Bocca. Ricostruire senza sosta la speranza. Una manifestazione patrocinata dal Comune di Milano. Facciamo un po' di cambiamenti. Ciao Simona, ben ritrovata. Ciao Giorgio, buongiorno. No, se no diventa un mantra, Simona. Qui ogni volta ripeto sempre le stesse cose, diventa un mantra quotidiano. Ma Allora. così funzionano le cose, con la ripetizione. Sì, l'avevo capito, ma visto che sono io che le ho ripetute per 650 volte. Allora, dai, tanto abbiamo imparato tutti, l'archivio è disponibile sul canale YouTube, una volta andati in diretta su Facebook, tutti i video vengono caricati anche su YouTube, dando la possibilità a tutti coloro che vogliono di seguirci. E praticamente tu sei una collaboratrice fissa che ha iniziato dal 14, di settembre. Ormai, Simone, abbiamo messo online una biblioteca di incontri pazzesca. Quanto siamo arrivati attualmente? Abbiamo Guarda, superato. sì, 650 li abbiamo superati, poi non sono stato lì a contarli, ma fai conto che già 2021 siamo a quasi 100 incontri. Mamma mia, quando arriviamo a 1.000 faremo qualcosa di speciale. Anzi, spero che presto potremo ricominciare a farli fuori con i tavoli, come abbiamo fatto all'inizio, con Sì. l'arrivo del buon tempo. Speriamo che questa cosa si possa fare. Me lo auguro anch'io. C'è da dire che in queste giornate c'è il sole, ma c'è questo vento che sembra di essere alla Twill alle 7 della mattina con questa brezza che ti congela. Senti, allora, la tua rubrica Tavoli Yard ispeziona, sonda un po' tutto il sistema dell'arte contemporanea e non solo. Chi abbiamo Esatto. oggi? Oggi abbiamo Gian Piero Abate, andiamo a Roma, praticamente a casa di questo artista che ho conosciuto tramite già una pittrice che ho intervistato qui alla libreria che è Ainosai, e quindi andiamo in un mondo un po' particolare dell'arte un po' metafisica, un po' iperrealista, ma lui ha anche delle cose molto particolari, delle stampe 3D che poi ci racconterà, quindi, che rendono l'arte ancora più tridimensionale, più palpabile, tangibile. Quindi adesso ci Allora, facciamo. facciamo entrare il nostro ospite che non si vede. Allora, L'abbiamo almeno. aperto. Già, no, c'è, ma non si vede. Probabilmente ha un fermo immagine. Giampiero, se ci senti, prova a ricollegarti, scollegati e ricollegati, che vediamo se funziona. Perché sei in un fermo immagine che se ti porto online sei nero. Allora, nel frattempo io e te vediamo un attimino. Allora, quindi è un collegamento di un contatto già avuto qui sui tavoli, poi mi sembra. Lei era No, venuta in Puglia. praticamente avevo intervistato ai tempi che furono Ainosai, e poi sai, tra artisti ci si racconta, si chiacchiera, e quindi da cosa è nata cosa? Praticamente seminiamo, stiamo Eccola seminando. qua. Oh. Ciao Meraviglioso. Giampiero. È il bello della diretta, dai. Scusate. Allora, Capita, diciamo. benvenuto e ti lascio in piacevole conversazione con Simona, poi tanto io arrivo alla fine per fare le domande conclusive. Ok, grazie. Ciao Giampiero. Stavo Ciao. raccontando come ci siamo praticamente incontrati, no? Raccontavo di Ainosai, con la quale appunto avevo avuto un'intervista ai tempi che furono, e poi da cosa nasce cosa, perché poi ci si parla, ci si racconta, io ho conosciuto, io ho visto, io ho fatto, e allora sì, andiamo a curiosare chi è questa persona e poi vedi. Alla fine ci si ritrova tutti qua, tutti alla libreria. Ecco, allora oggi siamo a Roma con te, giusto? Sì, in Ok, e una io grigia giornata. sì, beh, ma anche qui stamattina era molto più bello, poi nel pomeriggio il tempo si è un po' oscurato, ma non importa, noi Primavera. ce l'abbiamo dentro. Ecco. Esatto. Ecco, detto ciò, io sono andata un po' a curiosare il tuo sito, a parte la bellezza delle tue opere, che è qualcosa di straordinario, però Grazie. allora, tu sei un pittore autodidatta, tanto per cominciare. Prediligi la pittura con l'aerografo, sei un iperrealista metafisico e poi hai questa contaminazione con i mezzi tecnologici di cui poi ci parlerai per realizzare queste opere che hanno questa forza, questo impatto incredibile. Ma partiamo dall'inizio, raccontaci come ti è capitata, ti è venuta l'idea di diventare un pittore. Allora,
traumi infantili, beh, cominciamo a parlare di cose da piccolo. No, va bene, sono le passioni. Non so se è caduta linea a me o a Simona, io magari continuo a Io ti parlare. sento. Io ti sento. Bonk. Eccoci. Mi senti? Sì, ti Ok, senti, sento. perfetto. Vai. Diciamo, è una passione che, insomma, sai, che nascono da piccolo, sono quelle cose che ti porti proprio a livello genetico, quindi sin da piccolo mi piaceva disegnare, dipingere, eccetera. Poi più o meno intorno ai 20 anni ero appassionata alla grafica pubblicitaria, quindi alla comunicazione, ma più che altro all'illustrazione. Avendo un approccio da autodidatta, comprando libri, eccetera, scopro questo strumento strano che era l'aerografo, compro un accrocchio giapponese, non cinese, ma giapponese, perché parliamo del 1990 più o meno, quindi era un giocattolino, un compressorino con una cosa tutto di plastica che ce l'ho ancora conservato. E quindi comincio a scoprire un po' a smaneggiare con questo strumento. Poi da lì mi sono evoluto, ho comprato uno un po' più professionale. Allora non c'erano corsi, non c'era internet, non c'era niente di niente. Chi già lo faceva da tempo era molto geloso delle sue informazioni, quindi col cavolo che ti dava anche un semplice consiglio. E quindi ho lavorato di esperienza nel tempo, quindi l'approccio poi da lì l'approccio quello più immediato è stato la personalizzazione delle moto, i caschi, quindi custom painting, queste cose qui che mi hanno anche aiutato a crescere, a trovare tecniche, stili. Poi c'è stato l'avvento di internet e quindi i forum, insomma, tutto quello che poi è esploso dall'era digitale in poi mi ha permesso sia di crescere, ma anche di avere scambi con altri artisti, eccetera. Quindi questo è un po' l'iter. Poi, più o meno 3-4 anni fa, con la mia attuale moglie, avevamo aperto una scuola di pittura al centro di Roma. Da lì si è modificato un po' anche il mio spazio, quindi non ho potuto, no, avere più lo spazio adatto per la pittura sulle moto e caschi, quindi è stata anche una scelta consapevole, per me si era un po' concluso un filone e mi sono buttato invece sulla pittura, quella più, diciamo, tradizionale, no? Quindi su tela o su altre superfici. E da lì, eccomi qua, ho fatto un quadretto un po', una cronostoria. Bellissimo quadretto. No, io sono impressionata. La prima volta che ho visto le tue opere sono rimasta sbalordita, anche perché la prima che ho visto credo che fosse proprio quella donna nell'acqua, testa in giù. Quindi già il lavoro di prospettiva mi ha stupefatto. Comunque una figura femminile a testa in giù che sembrava librarsi nell'aria o nell'acqua, adesso non ricordo esattamente. Questo qui, Learning to Sì. Fly. Esatto, Sì, questa o ok. forse un'altra ancora, adesso non ricordo quale fosse, ma mi aveva talmente colpito, anche perché c'è un lavoro anche di prospettiva, insomma, di conoscenza anatomica Non non ti sento più, indifferente. non so se sono io, può darsi se sono io. Non lo so, Eccoti. io ti sento. Eccomi, ci sto, ci sto. Ok, dicevo che mi ha colpito tantissimo il lavoro anatomico, quindi le prospettive, non è una cosa indifferente, insomma, ci vuole uno studio bello approfondito, anche sapendo che tu sei un autodidatta, questa cosa mi ha molto stupita. Come hai fatto a imparare? Allora, vabbè, lì a me piace, mi piace molto il dinamismo, mi piace non la figura statica, ma quella in movimento. Se non avessi fatto il pittore, avrei fatto sicuramente il fumetto, quello stile americano, per capirci, dove ci sono le esasperazioni proprio nelle prospettive, nei movimenti. Però, vabbè, ho scelto la pittura. E prima di tutto mi piace, quindi, e poi in quelle. Abbiamo grossi problemi di collegamento con Giampiero, probabilmente non ha un wifi. Proprio. Ok. Sta Ti tornando. abbiamo perso per qualche secondo. Sarà il tempo. Sarà l'aria gelida, avrà congelato la fibra ottica. Ha nevicato da qualche parte nel mondo.
Non tanto Ci lontano. siamo? Mi Sì, ecco. senti? Non so perché mi cade la connessione. Quindi siamo arrivati Proprio al punto in cui dicevi che ti piace e quindi ti piacciono le figure in movimento, i movimenti esasperati, che se non avessi fatto il pittore avresti fatto il fumetto classico. Ecco. sì, e poi ho avuto l'esperienza della scuola che abbiamo aperto al centro di Roma, dove oltre ai corsi di pittura, disegno, che facevamo con altri insegnanti, avevamo creato una struttura più o meno accademica, scolastica, e avevamo anche i modelli, quindi davvero, quindi è stata l'occasione per capire meglio proprio l'anatomia, studiarla a fondo, anche con gli insegnanti stessi, insomma, per me è stata una scuola, prima di tutto anche per me, e anche per mia moglie, anche lei dipinge, fa illustrazioni. E poi ecco, lì c'ho avuto un po' più il comprensione. Poi vabbè, ti spiego, sicuramente me lo chiederai, quindi entreremo poi nel dettaglio di come Sì, creo queste figure. sì. Allora, io ti volevo chiedere una cosa che mi ha incuriosito molto. Tu, nella tua presentazione, nella presentazione del tuo sito, dici che la tua produzione, me lo sono scritta, si contamina di mezzi tecnologici come la realtà aumentata e la stampa 3D. Allora, Davvero? spiegaci un po' questa cosa perché mi Ah, ho interessa. scritto io? Qualcuno l'ha scritto, l'ho trovato. No, allora, sì, a me piace molto e lavoro anche molto con l'informatica. È la mia altra passione, diciamo. Per un periodo mi ero addentrato anche nella programmazione, però poi sono guarito. Quindi a me piace molto la tecnologia e piace anche il concetto che la pittura deve uscire un po' fuori dai canoni quelli tradizionali. Quindi l'arte è immersione, è coinvolgimento completo, almeno dovrebbe essere. Per me il sogno e l'obiettivo è quello di riuscire a vedere un'opera pittorica, ma nello stesso tempo inondare le orecchie, inondare la vista con la pittura, ma anche i suoni, i rumori, le sensazioni tattili, cioè comunque deve essere emozionante un po' a 360 gradi. Oggi è possibile con queste nuove tecnologie, quindi parliamo di realtà aumentata, che può sembrare chissà che cosa, ma la usiamo, per noi che usiamo i social, non dico quotidianamente, ma quasi, perché i filtri di Instagram nelle stories, le orecchie a coniglietto, se i luccichini, queste cose qua, sono realtà aumentata molto semplice. E, mentre la realtà virtuale è quella con gli occhialoni, dove tu c'è un'immersione nel virtuale completo. Ed ecco appunto che per me la pittura è in qualche dipinto ho iniziato a fare questi inserimenti di realtà aumentata. La pittura deve essere questa, quindi nel momento in cui col cellulare o con il tablet punti uno dei miei dipinti, lì si apre un'animazione, si apre un qualcosa in più che permette di esplorare il quadro stesso. Ma Caspita. sono intanto miei primi esperimenti. Sul mio sito, nella sezione ultrareale, in alcuni quadri poi c'è anche la descrizione di come fare per poterlo vedere, fattibile anche attraverso il sito. E poi su Instagram ho un paio di miei filtri caricati, che sono quelli di Dodecaedro, uno è dedicato proprio al Lemon to Fly. Poi ce ne sono altri che sto preparando, insomma ci vuole un po'. Ok, allora ti faccio delle domande che sono le domande che io ascolto da altre persone che, e poi dirigo a te. Vai. Ma un pittore come te può vivere della sua arte? Ah. No, perché bisogna farsi non soltanto le domande metafisiche nella vita, ma anche quelle più pratiche. Allora, sì, di arte ci si campa, diciamo così. Certo non è un percorso facile, perché comunque è sempre un'attività da libero professionista, quindi come tale. Devi gestire il tuo tempo in contatti, in opportunità, in scambi e via dicendo. Quindi sì, ci si può anche campare, bisogna a volte scendere un po' a dei compromessi, quello senza dubbio, perché
non sempre si può fare tutto ciò che si vuole, quindi Certo. bisogna anche un po' accettare un po' i compromessi, però si può fare. Certo, bisogna strutturarsi per bene, bisogna avere una buona struttura, un buon profilo, delle idee chiare, sapersi anche vendere in un certo senso, no? Quindi una buona immagine di profilo, ma non solo a livello social, ma anche appunto il sito internet, che tra l'altro l'ho creato e lo gestisco io direttamente, quindi sto sempre lì pure a implementarlo, e tutte varie funzioni, insomma, bisogna lavorare molto. E quello che do come consiglio è lavorare molto sul web, tanto ormai è quello, cioè il E questo è un mercato. consiglio che di solito do sempre anch'io, anche perché avendo sempre a che fare con gli artisti, spesso mi sento dire, io faccio, sono anche bravo, mi dicono che sono bravo o brava, però non vendo. Dico, ma come sei messo a livello social? No, vabbè, ma io con quelle cose lì, ho capito, però ti cerca lì. Cioè, tu potresti anche essere il più bravo artista del mondo, ma se nessuno sa che tu esisti, difficilmente ti verrà a cercare. No. Esatto, ma oggi è così, è assolutamente così, è necessario, è fondamentale. Avere, può sembrare una stupidaggine, però avere migliaia di follower su Instagram, per dire, che poi vabbè, lì ci sono anche i trucchetti per avere migliaia di follower, però a prescindere da questo, comunque ti dà un potenziale di visibilità molto più ampio. Certo. Mo, su, che ne so, su 10.000 follower ci avrai un 1% di quelli reali. Quei 1.000 follower ti danno l'opportunità ma se non è proprio di vendere, perlomeno di farti notare. Tra quelli ti potrebbe notare un giornalista, un curatore, un gallerista, un museo, che caspita ne so, insomma, ci stanno tante opportunità e occasioni da poter Certo. Certo. prendere. Ormai A si sta là. proposito di musei, tu sei stato esposto in alcuni musei, se non erro. Come Sì, sono? ho partecipato a una mostra nel 2019 al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, un posto incantevole a dir poco, veramente. E dove poi, tra l'altro, lì hanno acquisito anche il mio dipinto, quindi per me è stata una grandissima soddisfazione vedere anche musealizzato un mio quadro, insomma, una grande soddisfazione, un bell'obiettivo. E poi, tra l'altro, è stata anche l'occasione, ignorantemente io non lo sapevo, insomma, di avvicinarmi al mondo degli Etruschi, è stata una civiltà incredibile. Perché poi a me, quando affronto questi progetti, a me piace poi studiare. Quindi, quando c'è stata l'opportunità di questa mostra, mi sono andato un po' a studiare gli Etruschi, i reperti, i ritrovamenti, la società, la scienza, insomma, tutto ciò che hanno rappresentato, la storia. E è stata una scoperta sconvolgente. Certo. Poi che altro? Museo Marino Marini di Firenze, è stata un'occasione mi stanno sfuggendo i nomi, perdono, Alessandra Redaelli, la curatrice, mi ha invitato in questa esposizione all'interno del Museo Marino Marini, che poi era patrocinata comunque da Mondadori, ci hanno fatto un catalogo. Poi il magma di Villa Cidro, in Sardegna, che quest'anno pure espongo nuovamente con un quadro dedicato a Goya, la tauromachia di Goya. Insomma, ho avuto un po' di varie occasioni E come interessanti. funziona sempre per gli altri artisti? Perché io parto dal presupposto che, come tu hai detto, ai tempi quando hai iniziato, ognuno si teneva gelosamente per sé le proprie esperienze. Adesso invece è bello condividerle, anche perché tanto ognuno è unico, non c'è, nessuno può copiare nessuno, quindi non c'è problema. Però Assolutamente, d'accordissimo. se tu dovessi dare per esempio un consiglio magari a un artista emergente che si vuole proporre, vuole farsi conoscere, messa a parte la questione social che abbiamo già visto, per esempio per proporsi a un museo, per proporsi a un collezionista, come deve fare? Qual è stato il tuo percorso? Allora, io dico sempre, bisogna avere fortuna, ma la fortuna bisogna anche andargli un po' incontro, perché se no. Vabbè che è cieca, però insomma ci vuole anche da andare lì e prendere le mani e dispararmi addosso la freccia. E
Ma guarda, allora, gli inizi tocca fare la gavetta, una gavetta che secondo me poi si fa sempre perché non finisce mai, e quindi partecipare un po' a tutte quelle occasioni dove c'è da dare un contributo economico, parliamoci chiaro. Certo, è un mondo un po' carognoso perché ci sta chi lo fa con coscienza e onestamente, chi non lo fa con coscienza e con scarsa onestà. E quindi quello che io posso dire spassionatamente, insomma, è selezionare per quanto possibile quelli un po' farlocche. È ovvio che poi pure lì è esperienza personale, perché di fregature le prendiamo tutti. Dopodiché poi tenere d'occhio anche i concorsi, concorsi d'arte, anche lì ci sono tanti gratuiti, ma anche molti con quote di partecipazione. Anche lì c'è da stare un po' in campana, però ci stanno buone selezioni. Per esempio, mo, vabbè, peccato che si è concluso, però il premio Marchionni, per esempio quello di Villa Cidro in Sardegna, è un ottimo premio, io, secondo o terzo anno che ci ho partecipato, e ti dirò anche per la cura delle opere, quando le spedisco sono veramente eccezionali, gli danno il bacetto della buonanotte ogni volta, quindi si sta veramente in buone mani. Quindi un po' questo, bene o male, stare sempre un po' con gli occhi aperti, poi le opportunità si agganciano, vengono da sole, man mano che c'è la rete. Certo, ultimamente quest'anno, che stiamo passando, da marzo scorso e lo scorso anno, insomma, si sta perdendo molto. Probabile dal prossimo anno si possa un po' ricominciare, perché poi va bene il virtuale, che poi, detto da me, dico, va bene il virtuale, va bene il tecnologico, però il rapporto umano, quello fisico, il vedersi, il toccarsi, l'incontrarsi durante le mostre, è tutt'altra cosa. Vabbè, detto C'è questo. Angelo Barile che ti saluta. Oh, Angelo, ecco. No, ma Sì. sta da tutte le parti. Certo, beh, ma il mondo è quello. Da Angelo che ho conosciuto a una esposizione a Inosai, a te, è tutto un giro poi, perché poi alla fine è così, si diventa una famiglia, si parte da un certo punto e poi giù si va a toccare tutti gli altri. Ma è molto bello. Angelo è un'altra bravissima persona, ho intervistato anche lui fortunatamente in presenza. Con lui è stato diverso, abbiamo avuto questa opportunità. Abbiamo perso. Sei Ecco, tornato, scusami, eccoci. mi dispiace tantissimo, non so No, cosa non ti succede. preoccupare, sono cose che capitano. Vabbè. Quindi hai detto dei buoni consigli, chiaramente bisogna lavorare sui propri social, sul proprio sito, mantenerlo sempre aggiornato, partecipare ai concorsi, ai premi, facendo una bella distinzione tra la fuffa e le cose serie. Esatto. Che altro consiglio ci vuoi dare? Guarda, io ultimamente poi partecipando a un concorso in Inghilterra attraverso un curatore, che vabbè, non sono stato selezionato, ma capita spesso e volentieri, ma per carità va bene così, però ho imparato anche lì parecchie cose, perché tra i requisiti necessari per partecipare c'era un modo strutturato del proprio statement, cioè è un po' mi senti? Sì, ti sentiamo. Bla 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 bla. Ecco, Ti un, sentiamo. due, tre, un, due, tre, sta, sta, sta. Eccoci qua. E ci riproviamo. Sì, vai tranquillo. Strutturare uno statement, cioè fare una propria, come si può chiamare? Un proprio statuto, cioè un profilo che non sia quello biografico, ma Sì. che racconti se stesso dal punto di vista proprio degli intenti, del modo di essere, del modo di rappresentare, ecco. Che in Italia non tanto viene preso in considerazione, ma all'estero invece tantissimo, e in effetti è utile anche poi per riflettere su se stessi, perché poi andando a scartabellare tra varie fonti per capire come strutturarselo bene, ho visto che c'è uno schema preciso che è porsi delle domande e farsi delle risposte. Guarda, Spesso si cade in depressione, però ti dico una cosa, vai a toccare un punto che per me è carissimo perché io le scrivo le biografie per gli artisti e le faccio senza sapere di quello che tu mi stai dicendo, vado proprio a toccare quello, perché è dal cuore Esatto. che parte poi tutto, altrimenti
Cioè, perché le idee possono anche assomigliarsi, ma le motivazioni e l'energia che spinge una persona a fare un determinato tipo di percorso, quello è personale. Ed è da lì che Assolutamente. parte tutto. E quindi hai fatto bene a dire questa cosa. Esatto. Guarda, scriversi un statement è utilissimo perché veramente è un po' scavare dentro la propria anima e a volte riesci anche a concretizzare delle cose che si danno per scontate di se stessi, ma che poi te le vedi scritte e capisci tante cose. C'è da dire anche che Abbiamo perso abbiamo perso. completamente. Infatti sono intervenuto presto perché ho detto qui la connessione è veramente poco, sta ritornando. Insomma, questa connessione, Gian Piero, non ci consente di essere collegati. Mi Mi senti senti adesso? adesso? tutto quello che c'era da sentire, non ti Meno preoccupare. male. Allora, Gian Piero, io invece volevo farti una domanda. Come mai questo inserimento, ovviamente molto rivisitato, di questi poliedri all'interno delle tue opere? Tu devi sapere, come tutti sanno, Ludovico il Moro chiamò Luca Pacioli, matematico, e Leonardo da Vinci, che poi a Venezia stamparono in divina proporzione, e fu Leonardo con delle incisioni a illustrare il testo del Pacioli. E tu li rifai in chiave più moderna, più tridimensionali, più, però diciamo l'origine è quella. Sì, l'origine è quella, però poi ho voluto dargli una virata diversa, perché poi, allora, i soliti platonici, Platone poi nel suo trattato ne dà una chiave, diciamo, più naturalistica, no? Quindi per ciascun solido ne attribuisce un elemento della Terra, l'acqua, l'aria, l'universo, la Terra, aspetta, me ne Il manca fuoco. uno. Il fuoco, bravo, grazie. Già, poi tu lo sai benissimo, giusto? E quindi per ciascun elemento, cioè ciascun poliedro è un elemento naturale. Quindi per me più che altro è la chiave ecologica, naturale, è un po' una ricerca dei nostro spirito primordiale, ecco, diciamo così, cioè sono i nostri elementi. E per me quello che più affascina tra tutti è il dodecaedro che rappresenta, almeno per Platone, l'universo. Ed ecco perché poi vuoto sempre. Adesso sto facendo delle rappresentazioni sempre dei solidi platonici, però non sono più protagonisti, non so se mi sentite. Sì. Sì, ecco, non sono più protagonisti del dipinto, ma diventano elementi della composizione, però per me sono pur sempre presenti. Poi è un richiamo anche dal punto di vista scientifico. A me piace molto la fisica, l'astronomia, quindi adesso pure lì sto pensando a nuovi filoni, nuove letture. Infatti l'ho notato e volevo capire l'inserimento, che poi ci sta, nel senso che comunque l'opera è concepita. Anche questo arrivo, effettivamente, queste visioni, queste prospettive anatomiche sono molto particolari, molto intrecciate, molto articolate, quindi sicuramente un punto di forza della tua espressione, della tua cifra artistica, della tua Sì. cifra espressiva. Io ti ringrazio, ovviamente in bocca al lupo. L'ultima Grazie. domanda, com'è questo periodo del Covid? Ti ha preso un po' impreparato? Eri comunque già abituato a vivere un po' in isolamento come tutti gli artisti? parolacce non sono ammesse, hai detto, no? No, No, niente. cacchio, no. Allora, diciamo che affrontare questo periodo richiede una certa. No, vabbè, allora non ti nascondo. Allora, prima del Covid, per me, stando con la scuola aperta, c'era molta attività sociale, diciamo così. Quindi per noi ogni giorno c'era sempre l'incontro con gli studenti, ma con gli insegnanti, parte poi la gestione, diciamo, amministrativa dell'attività stessa. Però comunque sì, eravamo molto attivi. E ovviamente col Covid ci siamo chiusi in casa e per me ha significato proprio chiudermi in casa vera e propria, cioè io sto in una stanza di casa mia
che strano, 20 metri quadri scarsi, dove un po' posso, sono molto limitato, non mi piace, non posso usare le resine, posso gabbia, un usare il leone in gabbia. santerra, un leone in gabbia, esatto, però vabbè, Ah, dai, probabilmente questo. chissà questo leone come si esprimerà artisticamente in futuro, quindi ti Non me tempo. osserveremo da lontano, vicini ma lontani. No, Sto tra l'altro, studiando la soluzione, aspetta, non me vabbè, ma è un periodo che ti ha stimolato artisticamente o ti ha un po' depresso? No, mi ha depresso, no, ma comunque ho molto fermato, devo dire. Ok, sì. Molto frenato, sì, perché ti ripeto, per me la pittura, cioè, per me l'arte non è solo la pittura, ma è anche Azione. lavorare con le resine, con materiali, contaminare, provare. Qui non lo posso fare, cioè non è che posso prendere un barattolo di resine e sbatterlo in terra. Poi sto pure in affitto come appartamento, quindi vado a raccontare alla proprietaria. No, non si può fare. Quindi Raccontiamoglielo online alla proprietà. No, mi rendo conto. Poi comunque l'arte manca quello sfogo che è appunto la socializzazione, cioè il sì. socializzare. E quindi sono le mostre, gli eventi, anche pochi, ma in un anno un artista almeno 3 o 4 eventi li fa. Se poi fa Assolutamente. collettive ne fa anche 10. E quella è proprio una valvola di sfogo che da un anno e mezzo è venuta meno. Poi tu, a maggior ragione, con la direzione di una scuola artistica, anche se però mia moglie domani ricomincia lo IED e so che le materie più tecniche, quindi la pittura, è in presenza. Lo so, però ci saranno comunque tutte le rotture di scatole tra distanziamento e la mascherina. E Sicuro. non te posso toccare la matita perché prima te devi disinfettare, poi te devi No, fare no, no, capito? quello è sicuro, quello è sicuro. Guarda, è un mese che mi sta ossessionando, cosa devo fare, cosa devo dire, cosa ho detto, Laura, tu stai lontano da tutti, tieni la finestra aperta, se uno si avvicina fai mollargli i disegni, lo fai allontanare, cosa devi fare? Cioè, ragazzi, è veramente difficile. Nella semplicità è molto complicata, figurate nelle cose già difficili senza Covid, è una tragedia. Allora, Simona, grazie, Giampiero, grazie, in bocca al lupo per Grazie, grazie a tutto. voi. Ti seguiamo, ti seguiremo, perché ormai Simona è un mastino da zannati, non te molla più, non te molla più, è un pitbull. Quindi Sarà un sicuramente ti avrò piacere. ospite anche in futuro alla Libreria Bocca, vedete già Molto lì che fa, volentieri. è un mastino, Seguite Libreria Bocca, seguite tutti quanti, fate clic, segui, metti, fai clic, c'è la finestrella, segui, seguite tutta la libreria. c'è anche la campanella per essere La campanella, aggiornato. esatto, le notifiche. Un buon proseguimento di giornata a entrambi e ciao, grazie mille. Grazie, grazie a voi. Ciao.